discese nella città di Samaria, predicò loro Cristo, fece potenti operazioni e vi fu una grande gioia. Io credo che dove viene predicata la parola di Dio, ovunque ci troviamo, in Samaria o a Marsala o a Trapano o a Torino, dove viene predicata la parola, ci deve essere gioia, perché questo è quello che dà coraggio, che dà speranza alla nostra anima. Un'anima che non ha speranza, non so come si fa a vivere, non so come si può vivere senza la speranza che c'è una vita nel futuro dopo la morte. Gloria al Signore. La nostra vita non finisce nella tomba. Nella tomba c'è il corpo, come dice la Bibbia, che polvere è, polvere ritornerà, nulla di morto nuovo. Conosciamo queste cose, ma l'anima nostra è eterna e noi dobbiamo stabilire dove passare l'eternità: o alle pene eterne all'inferno o in gloria col Signore nostro Gesù Cristo. Intanto vi dico una cosa, che Lui intercede notte e giorno per noi, affinché dove Lui è possiamo trovarci ancora noi che siamo la sposa di Cristo. Bene, il Signore sia lodato. Ora, fratelli, vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni tra di voi, ma ad essere perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo giudizio. Mi è stato segnalato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quelle della casa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Ora voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io di Apollo, io di Cefa ed io di Cristo. Cristo è forse diviso? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione di Crispo e Gaio, poiché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia di Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. Queste sono le parole di Paolo che scrive alla Chiesa di Corinzo. Preghiamo il Signore. Padre Santo, glorioso, un grazie, un sentito grazie al profondo del cuore per la lettura della Tua parola. Fa che la Tua parola sia scolpita nei nostri cuori, Padre. Fa che questa luce entri nella nostra vita e la cambi come piace a Te. Noi vogliamo piacerti, Signore Dio nostro. Guidaci Tu, Padre. Parlaci, dacci un'unzione quest'oggi, ungi le mie labbra e ognuno che ascolta la Tua parola. E grazie Ti chiedo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Potete sedere, cari ed amati nella grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Oggi è un giorno particolare, come dicevo, un giorno speciale, perché un'anima accetta Gesù Cristo come personale salvatore. Vedete, vi potrei fare un sermone anche sul tempo, ma non voglio farlo questa notte, voglio dire solo che il tempo vola, di cui noi siamo il pilota. Possiamo decidere se volare ancora noi o restare assolutamente fermi. Il tempo passa e la tragedia della vita, sapete qual è? Arrivare alla fine dei giorni, alla fine della nostra vita e avere dei rimpianti per non aver accettato Gesù Cristo prima. Io ho conosciuto persone anziane che dicono: perché non me l'avete parlato prima? Ora ho trovato la gioia, ora ho trovato la sicurezza. E poi voglio citarvi anche un artista, Elvis Presley, non so se lo pronuncio bene, ma questo conta poco. Lui alla fine della sua vita ebbe a dire più o meno queste parole: mi hanno parlato del Signore, mi hanno parlato che c'è una vita dopo la morte, ma io ho preferito fare la carriera e mi sono arricchito, sono molto ricco. Ma nel momento, un attimo prima di morire, disse queste parole: darei, se fosse possibile, se potessi tornare indietro, darei tutto quello che ho guadagnato pur di avere Gesù Cristo nella mia vita, il Salvatore, che l'ha riconosciuto quando ormai non c'era più nulla da fare. Quindi se abbiamo, alleluia, il tempo oggi, e grazie a Dio Lui ci dà il tempo, Signore, di accettarlo oggi, perché la Bibbia dice che oggi è il giorno della grazia. Se udite la mia voce, non indurite i vostri cuori. Ora il Signore vuole che ciascuno di noi sia unito, unito fra di noi, come dice la Scrittura, e voglio rileggere il versetto primo. Fratelli, vi esorto nel nome del Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisione tra di voi. Non dobbiamo avere divisione, dobbiamo avere la stessa veduta intorno alla parola di Dio. Questo com'è possibile? È possibile se ci atteniamo alla parola di Dio,
se leggiamo le stesse cose, se le facciamo nostre, allora in questo caso possiamo parlare nell'unità, perché bisogna, la Bibbia dice quanto è buono, quanto è caro che fratelli dimorano insieme nell'unità, ma non finisce lì in versetto, dice nell'unità dello Spirito di Dio. Ora vedete, la parola di Dio, la Bibbia, è la spada dello Spirito Santo. Non possiamo pensare di saperne più di Dio, non possiamo dire Signore, beh, tu dici questo, ma secondo me, lasciate perdere il secondo me, il secondo voi, che non serve a nulla. Il mondo con questi secondo me, con la loro filosofia, non ha riconosciuto il giorno in cui Dio è venuto a visitare il suo popolo e l'hanno crocifisso, amate del Signore, alleluia. Quindi non voglio rassentire la mia filosofia o il secondo me, è secondo la Bibbia, secondo la parola di Dio che dobbiamo agire ed avere l'unità della fede, l'unità dello spirito, pensare e dire le stesse cose, alleluia, grazie a Dio. Io chiedo a voi tutte le volte che iniziamo il servizio di accendere il fuoco del Signore, quel fuoco santo che brucia ogni cosa che deve essere bruciata, ed invocare ancora il sangue di Gesù Cristo che elimina ogni macchia, ogni peccato nella nostra vita. Non c'è nessun tipo di sapone, nessun detergente che possa eliminare le macchie del peccato nella nostra vita, solo il sangue del Signore Gesù Cristo che è stato versato veramente con grande sofferenza, ma direi anche con grande amore. Il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Ricordatevi, Chiesa, se volete che la vostra vita cambi, dobbiamo assolutamente aprire il nostro cuore al Signore. Lui entrerà nella nostra vita e cenerà con noi. Se apriamo il cuore al Signore, lui porta sempre qualcosa per cenare con noi. Lui non verrà mai a mani vuote, amate il Signore, alleluia. Amen. Ma se apriamo il nostro cuore a questo mondo, il mondo cerca di derubarci, di prendere qualcosa dalla nostra vita, perché il mondo ama ciò che è suo. Ma noi non siamo di questo mondo. Se vogliamo essere uniti con Cristo, dobbiamo separarci da questo mondo. Loro festeggiano le statue, le cose, noi non siamo interessati, non perché siamo migliori, ma perché questo dice la Bibbia, alleluia. Hanno occhi e non vedono, hanno piedi e non camminano. Insomma, se non li porto la spalla, non hanno neanche il potere di camminare. Allora affideremo la nostra sorte a una cosa morta? Venite a me, dice il Signore. Geremia dice, uniamoci all'Eterno. Venite a me, voi che siete aggravati e travagliati, io vi darò riposo. Io ho bisogno di questo riposo, amate la grazia. Il mondo ha bisogno di questo riposo. Io l'ho cercato nel Signore e l'ho trovato. Il mondo lo cerca, ma dal momento che non si arrende al Signore, che non si umilia, perché c'è l'orgoglio. Cosa? Io dovrei fare quello che dice questo o quest'altro. Non dovete fare quello che dico io o chissà chi, ma quello che dice la Bibbia. Vi ricordo che c'era un generale, Siro, un babilonese, Siro, dice la Bibbia, che era coperto di lebbra. E io spesso uso questa scrittura per portare a certe definizioni della parola di Dio. Quest'uomo era pieno di orgoglio. Quando gli è stato detto cosa disse il profeta affinché lui potesse guarire, dice: io non accetto questa situazione di gettarmi 7 volte nel fiume Giordano, quando che nel mio paese, il fiume Eufrate, il Tigri, hanno le acque pulite. Lui lo metteva in questo senso. Ricordatevi, Chiesa, il battezzo non è per lavare il corpo, quello è un bagno, ma noi non facciamo i bagni, gloria sia il nostro Gesù Cristo, per dire questo è il battezzo. Il bagno per una questione di igiene va fatto, la doccia, quello che preferite, ma quando noi, la Bibbia parla di battesimo, parla di accettare Gesù Cristo come personale salvatore e conformarsi nella sua morte, perché il battesimo è il seppellimento nell'acqua e configura la morte del Signore Gesù Cristo, ma non solo la morte e nella sepoltura, ma anche nella resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Gesù guardava oltre la tomba, lui guardava oltre la sua morte. Sapete cosa guardava quando ha accettato di morire sulla croce, amate del Signore? Guardava la sua resurrezione prima di ogni cosa, e la mia, la vostra redenzione, perché lui è solo in questo modo che ci ha acquistati. Non ci ha acquistati con oro, con argento o con denaro, fratello e sorelle, ma ci ha acquistato dando la propria vita, il proprio sangue versato interamente nella cena pasquale, o chiamata l'ultima cena più esattamente,
e il Signore può dire: questo è il mio corpo. Quando lui spezzò il pane e lo mangiò, lo diede ai discepoli, è rotto per voi, il suo corpo rotto per noi. Poi allo stesso tempo prese del vino, lo mise nel calice, ne beve e lo bevono tutti i suoi discepoli, e devo dire: questo è il mio sangue sparso per voi. C'è un ringraziamento questa mattina, Signore. Ringraziamo il Signore, fratelli e sorelle. Diciamo grazie, Padre Santo. Grazie, Signore. Hai messo vita e speranza in ciascuno di noi, Padre. Abbiamo speranza in te, Signore Dio del cielo e della terra, alleluia. Non nel nostro braccio, amati, nel Signore, ma dobbiamo avere la solida speranza nel Signore, il Dio nostro, che in spirito questa mattina è qui in mezzo a noi. Braviamo quindi la sua presenza. È molto importante provare la sua presenza. Vedete, c'erano due discepoli del Signore, chiamati quello della via di Emmaus, che sono rimasti delusi per la morte del Signore, perché non hanno capito l'importanza della morte del Signore, il riscatto di tutte le anime per quelle che credono, non hanno recepito questo, e se ne sono andate dal gruppo, dice: ci andiamo a rinchiudere dentro un castello, ormai è finita, perché chi ci aiuterà quando noi predichiamo? Chi ci aiuterà quando siamo infermi, quando siamo perseguitati? Hanno perso la speranza, ma incontrano Gesù Cristo dopo la resurrezione, amati nel Signore, e noi vediamo che il Signore gli apriva le scritture. Loro sentivano il fuoco dentro di loro, ma non hanno conosciuto il Signore, fino a quando si sono ritornati a Gerusalemme, si sono uniti al gruppo, e a questo punto il Signore si presentò dicendo: pace a voi. E nel rompere il pane hanno riconosciuto il Signore, benedetto il Dio del cielo e della terra. Grazie a Dio perché Lui qui in mezzo a noi, amati nella grazia, alleluia. Dobbiamo bramare la presenza del Signore. Se la bramiamo, prima o poi il Signore si manifesterà nella nostra vita. Grazie a Dio, alleluia. Voglio ancora una volta così menzionare perché ci sono le divisioni nelle chiese. Mi è stato segnalato, dice Paolo, infatti al vostro riguardo, fratelli miei, da quelli della casa di Chloe, che vi sono contese fra di voi. Quando vedete una contesa presentarsi nella nostra vita, cacciatela via. Dobbiamo avere l'umiltà di servire il Signore e mai metterci al di sopra degli altri, perché vedete, avere il rispetto degli altri, io la penso in questo modo, che l'altro, quello che noi pensiamo che sia inferiore a noi, è quantomeno importante agli occhi di Dio quanto noi, quantomeno. Ma la Bibbia dice un'altra cosa: pregiate altrui più che voi stessi. E vedete, questo non è divisione, questo è unirsi, anzi, dobbiamo pregiare. Dici: ma l'altro secondo me è inferiore. Non è vero, non è vero. Dobbiamo umiliarci, un altro è importante quanto te, fratello o sorella, alleluia. Dobbiamo pregiarlo. Quante volte non l'abbiamo fatto? E poiché non l'abbiamo fatto, abbiamo motivo di dire: Signore, perdonami per non averlo fatto, proprio Signore. Dobbiamo dare importanza, perché ricordatevi, tutte le ricchezze di questo mondo non sono sufficienti a comprare o a riscattare un'anima soltanto. Tanto è importante la nostra anima, non tanto agli occhi della gente, perché quello che succede oggi nel mondo sta dell'incredibile, amati del Signore. Uccidere una persona in certi paesi è una cosa normale, per niente, una piccola zuffa con una coltellata si ammazza una persona. E dove stiamo andando, francamente, è una cosa che non si può, è inaccettabile in modo più assoluto. Questo è perché non si vive nell'amore di Dio, non si vive alla presenza di Dio, perché la nostra vita, che ci crediate o meno, cambia solo alla presenza del Signore. La vita di Mosè cambiò quando sentì la voce di Dio: Mosè, Mosè, togliati i sandali dai piedi, perché dove tu cammini è terra santa, ci sono io che sono l'Altissimo, che sono sceso qui sulla montagna, ed ecco, ti darò i comandamenti che tu li insegni al popolo. La vita di Mosè cambiò totalmente con quell'incontro col Signore, e lui vide parzialmente la gloria di Dio. Quanti di voi, assieme a me, perché è scontato che io lo dico quasi sempre,
vogliono vedere la gloria del Signore. Per vedere la gloria di Dio bisogna credere in Dio. Perché cosa dice il Signore? Donna, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. E poter, questa mattina vuol dire chiesa, se tu credi, sposa, se tu credi, vedrai la gloria di Dio. Vedere la gloria di Dio non è cosa di poco conto, cambia la nostra vita. Noi, l'Apostolo Paolo dice, sono stato rapito fino al terzo cielo. È un po' difficile spiegare questo tipo di dimensione, ma non è questo il nocciolo, il significato della cosa. E ha sentito cose e ha visto cose che neanche a livello della mente sono mai salite. Paolo non ha scritto quasi nulla di quello che ha visto, perché non trovava le parole adatte. Quindi lui non era una persona, era una persona abbastanza colta anche, e peraltro a contatto con il Signore. Io ricordo che lui è uno dei pochissimi, se non l'unico in assoluto, che è stato rapito fino al terzo cielo. Certo, c'è Enoch che camminò con Dio, andò con Dio, c'è Elia, ma si tratta di due o tre persone, tutti che sono stati rapiti, il Signore ha preso, e non sono morti praticamente, non sono morti con il Signore Gesù. Paolo poi è ritornato, è morto, ma noi sappiamo quanto grande è stato quest'uomo e quanta sofferenza ha sofferto per amore del nome del Signore Gesù Cristo, alleluia. Quindi la gloria di Dio non è descrivibile, non abbiamo le parole adatte per descrivere la gloria del Signore. E quindi immaginate, io una volta ho visitato parecchi anni sono a Chambrun, una residenza di caccia del re Francesco Giuseppe a Vienna, e francamente lì si vede la gloria dell'uomo. E il massimo, cosa può fare un uomo, come può vivere al di sopra di queste cose? Cioè non è inimmaginabile. Cosa potevano fare quando le pareti erano pure dorate, intarsiate, tutto prezzo? Noi, oltre a questo, ora vedete, la gloria di Dio è miliardi di volte più grande, più importante della gloria di Francesco Giuseppe, amato del Signore. E in questo si misura veramente l'amore del Signore. E poi l'amore del Signore si misura alla croce. La croce è quello che fa la differenza, perché Dio ha dato il suo unigenito figliolo per amore. E Dio ha tanto amato il mondo, dice la scrittura, perché ha dato il suo unigenito figliolo. Quando c'è amore, siamo pronti a dare. Il Signore, pieno di amore, ha dato la sua vita per il Signore nostro Gesù Cristo, e l'ha fatto per noi. Molti mi chiedono, io non meritavo tanto, alleluia, ma grazie a Dio. Cosa dico? Signore, non voglio le tue benedizioni, anzi, perché sarebbe un'offesa, come se io vi desse qualche cosa di importante, voi diciamo, no, bisogna accettare che chi non accetta non merita, anche se è un proverbio umano, amore del Signore, ma dobbiamo accettare ciò che il Signore ci ha dato. E a volte lui ci prova, e ci prova anche con sofferenze. Uno può dire quasi quasi, ma io soffro, eppure sempre il Signore. E c'è gente invece che pare che tutte le cose gli valgono bene. Leggetevi il Salmo 73 e capirete il perché di ogni cosa, fratello sorella. Il salmista Asaf dice, fin quando non sono entrato nel Tempio, nella casa del Signore, e ho capito le cose come stanno, perché se gliel'ha rivelato. Se volete rivelazione, dovete accostarvi al Signore e Lui vi darà rivelazione. Alleluia. E buona il Signore. Grazie a Dio. Io non vorrei dilungarmi più di tanto, fratello e sorelle. Paolo dice, io ho battezzato solo poche persone, ma lui ha predicato a migliaia di persone, e quindi erano gli altri che battezzavano. E lo ha detto in modo anche Gesù Cristo. Dice, lui da dirci che ha battezzato molti, ma in effetti non è lui che battezzava, ma i suoi discepoli. Ma Gesù poteva anche farlo. Paolo dice, io non lo faccio, perché la gente poteva pensare che io battezzo nel mio nome. E invece loro battezzavano nel nome del Signore Gesù Cristo. E la ragione qual è? Perché bisogna battezzarsi? Per la rimissione dei peccati, amato il Signore. Infatti, quando nel giorno della Pentecoste hanno posto questa domanda, fratelli, uomini, che dobbiamo fare? Loro erano religiosi, e secondo la religione nessuno era più importante, più vicini di loro al Signore, figli di Abramo, insomma, ne facevano un vanto, erano i giudei tutti questi che avevano questi vanti. Ma alla predicazione dell'Apostolo Pietro hanno capito che non è affatto vero che la loro situazione era di favore, alleluia. E allora hanno chiesto cosa fare per essere salvati, e vediamo che l'Apostolo Pietro rispose, ravvedetevi, cioè quello che state facendo voi è sbagliato.
Ci sono delle cose che io vi posso dire, che sono scritte nella parola di Dio e che voi se ne fate, ecco, quello è un segno di ravvedimento. Cioè quello che facevate prima non potete ripeterlo in modo perpetuo per tutta la vostra vita. Ravvedetevi. E ciascun di voi, quando la Bibbia dice ciascun di voi, non significa che si battezza una persona in una famiglia e vale per tutte le famiglie. Il battezzo è una cosa individuale, soggettiva, è l'individuo che deve accettare o meno. Nessuno è obbligato a farlo, ma poi alla fine, quando arriverà nell'ultimo giorno della sua vita, avrà del risentimento di dire: avrei dovuto farlo 20 anni prima, 30 anni prima, e avrei vissuto in altro modo, in pace, soprattutto col Signore. Alleluia. Ravvedetevi, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo. Un battezzo che non prevede questo nome non è un battezzo, è un tuffo, è un bagno, insomma è qualche santo, qualcos'altro, ma del Signore. Bisogna essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. Voi dite: ma c'è nella Bibbia qualche esempio del genere? Ci sono più di 3.000 persone nella Bibbia che sono state battezzate nel nome del Signore Gesù Cristo. E Gesù Cristo nel capitolo 17 di Giovanni dice: io sono venuto, Padre Santo, a far conoscere il tuo nome. Alleluia. Qual è questo nome? Questo nome è Gesù Cristo, dinanzi al quale ogni ginocchio, dice la Bibbia, si piegherà, delle creature celesti, terrestre e sotterranee. Non c'è creatura che non si piegherà davanti al Signore, volente o nolente. Oggi noi non vogliamo piegare le nostre ginocchia in modo volontario, amante del Signore. Non siamo obbligati a farlo, ma lo facciamo volontariamente come segno di umiltà, ci abbassiamo al Signore. La donna dal fronte osso di sangue non andò ben ritta, come dire: io non mi piegherò, ma si piegò invece davanti al Signore, perché diceva: se sol tocco il lembo della sua veste sarò guarita. E quando c'è una fede del genere si arriva alla presenza del Signore, anche solo per toccare i suoi sandali, i suoi piedi. Un'altra donna con le lacrime, dice la Bibbia, gli lavò i piedi e li asciugò con i suoi capelli. E qualcuno si lamentava: se questo fosse veramente un profeta, conoscerebbe che è questa donnaccia, perché di questo si trattava, amati del Signore. Ma il Signore va a dire: da quanto io sono in questa casa, lo disse al padrone di casa, tu e gli altri presenti non mi avete dato un bacio, non mi avete detto ti amo, non mi avete lavato i piedi, questa donna ha amore, e poiché lei ha molto ama, molto gli sarà rimesso. Più amore abbiamo noi verso il Signore, più i peccati si saranno rimessi, fratelli e sorelle. Io non vorrei più andare avanti con il sermone, voglio che vi alziate, facciamo una breve preghiera e passiamo dall'altra parte per il battezzo nel nome del Signore Gesù Cristo, mentre gli angeli stanno preparando i suoi strumenti. Facciamo un cantico.